Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Dopo un anno di pandemia, che è stata dura per tutti gli atleti, soprattutto nel mondo paralimpico, partono tre atleti delle Marche, sì, per le Paralimpiadi, che non è stato facile, ma con grandi prospettive. Assolutamente sì, partono tre atleti in due distinte discipline, ciclismo e atletica. È chiaro che mantenere un percorso di formazione e preparazione a questo evento nell'ultimo anno e mezzo è stato abbastanza complicato. Però parliamo di tre atleti di punta, di cui uno sarà la sua prima esperienza paralimpica. Gli altri due sono atleti piuttosto navigati e quindi ben hanno saputo condurre questo periodo di preparazione. Facciamo i nomi dopo o subito? Noi siamo d'accordo, falli così ne parliamo. Allora, guarda, gli atleti in questione saranno Assunta Legnante nell'atletica leggera. Lei è già bicampionessa paralimpica sia a Londra 2012 che a Rio 2016. Parliamo poi dell'altro atleta che è un ciclista, Giorgio Ferroni. Già la sua prima esperienza paralimpica è stata in Australia nel 2000. Lui ha già due medaglie paralimpiche all'attivo, un bronzo a Pechino nel 2008 e un argento a Londra nel 2012. Il terzo, l'esordiente a questi livelli, è Dieng Ndiaga, atletica leggera, esordirà, quindi speriamo che faccia un buon percorso. Tutti e tre hanno in comune la società di appartenenza, che è l'Anthropos di Civitanova Marche, di cui io sono il presidente, e quindi hanno seguito con noi questo percorso e con, diciamo, buone possibilità di medaglia, ecco, visti anche i precedenti. E parliamo che dei 10 atleti che vanno alle Paralimpiadi, 3 sono di una società cosiddetta privata. Diciamo dieci atleti nell'atletica leggera, due sono quindi nostri, dei marchigiani, che sarebbero Legnante e Dieng. Poi c'è il gruppo del ciclismo, che dovrebbero essere 8 atleti a livello azzurro italiano, e c'è Giorgio Ferroni, che è marchigiano. Perché poi ogni disciplina ha un numero X di partecipanti, che nel gergo chiamiamo slot di partecipazione, assegnate ad ogni nazione. È sicuramente comunque un ottimo risultato avere 2 su 10 rappresentanti nell'atletica leggera, quindi la FISPES, la federazione il cui presidente è Sandrino Borru, è andato a selezionare tra i vari potenziali atleti questi due nostri portacolori. Quindi una regione che deve essere soddisfatta e orgogliosa. Ma quanto di aiuto sta dando la regione a questo punto? Perché per questi... La regione Marche, a livello, diciamo, proprio di ente regione pubblico, è stata una delle prime in Italia, ma da lontano 92, a istituire una specifica legge di finanziamento all'attività paralimpica, all'attività sportiva per diversamente abili, e a tutt'oggi la sta portando avanti con una legge specifica. Viene tutti gli anni finanziata, quindi direi che il contributo regionale Marche c'è sempre stato nella nostra attività, quindi nulla da dire al riguardo. A pochi giorni dall'inizio delle Paralimpiadi, dove ancora comunque ci sono tanti problemi perché si sentono sempre notizie particolari, come stanno gli atleti? Guarda, a riguardo di questo, in effetti questa volta c'è un'incognita in più sul risultato, che è il discorso Covid, perché basta un contatto con positivo, una positività a qualunque titolo, e rischi di saltare l'evento. Basta avere la notizia di ieri di Berrettini, il tennista, che salterà le Olimpiadi. Quindi c'è già questa incognita in più sul risultato. I nostri atleti stanno bene, nel senso che l'Assunta Legnante è rientrata dall'infortunio, la rottura del tendine Achille, è tornata sul campo gara adesso a inizio luglio ai campionati italiani, e in quell'occasione ha stabilito le 2 migliori prestazioni mondiali dell'anno nel peso e nel disco. Quindi ad oggi potenzialmente sarebbe medaglia d'oro in entrambe le specialità. Chiaro, poi il campo gara dirà la sua, gli avversari magari hanno
aggiungeranno con una forma più specifica, eccetera. Diaga sta seguendo il suo percorso di formazione, che è quello del mezzo fondo, quindi chiaramente il top e la condizione lo raggiungerà il picco verso fine mese, verso fine luglio. Fisicamente sta bene, a livello psicologico sta bene, quindi ci arriva bene, ecco, diciamo, siamo piuttosto ottimisti. In quella gara il range dei partecipanti è sicuramente più ampio, più complicato, più complesso, quindi, però le aspettative sono buone. E Giorgio Farroni, stesso discorso, parliamo del ciclismo, che è una disciplina dove poi impatta molto anche il percorso su strada chiaramente può essere più o meno difficoltoso, eccetera, quindi quella è l'ulteriore incognita, ma onestamente a livello di forma fisica e psicologica ci arriviamo bene all'evento. Poi il campo dirà la sua, ovviamente. Ci puoi raccontare un pochettino come nasce la vostra associazione e come sta evolvendo? Guarda, la nostra associazione è nata nell'89, era una piccola realtà del comune di Civitanova Marche, all'inizio si lavorava solo nel nuoto, ad oggi è potenzialmente tra le primissime 3-4 realtà paralimpiche in Italia. Abbiamo oltre 200 tesserati, noi lavoriamo in ben 13 comuni della regione Marche, quindi facciamo centri di attività in 13 comuni in più discipline, abbiamo 7 discipline sportive al nostro interno. L'evoluzione è continua, stiamo tra virgolette resistendo a questo periodo di pandemia che ci ha messo in difficoltà, soprattutto molti ragazzi nostri hanno risentito parecchio dei periodi di chiusura, lockdown. Faccio un esempio, ragazzi con sindrome autistica o altro chiaramente hanno molto sofferto questo periodo. Piano piano stiamo cercando di ricominciare sperando che non ci siano ulteriori stop, ecco. L'ultima cosa, vedere gli atleti sul campo e soprattutto vederli adesso di nuovo alle Paralimpiadi, che emozioni provi? Ti dicevo, allora, per me come presidente è un'emozione vivere la Paralimpiade, bene o male nello sport sappiamo tutti che le Olimpiadi, poi nel nostro caso le Paralimpiadi, sono un obiettivo, chiaramente l'obiettivo massimo raggiungibile. Vivere l'attesa della gara, avere notizie dall'atleta dall'acqua, significa attendere quel momento per cui hai lavorato tanto. Chiaramente è un momento in cui dà anche molta visibilità a tutta l'associazione. Dico sempre che il risultato sportivo per noi è il picco massimo di visibilità, ma che porta lustro, risultato a tutta l'attività sociale che facciamo quotidianamente. Noi lavoriamo con tanti ragazzi con disabilità anche piuttosto gravi che non raggiungeranno mai questo risultato, ma dove l'obiettivo è quello di fare sport, di fare attività fisica con tutti i benefici che lega con sé. E la Paralimpiade è il momento clou di tutti i nostri percorsi sportivi, ecco. Perfetto. Un'ultima cosa. Nella disabilità spesso volentieri non sono tanto i ragazzi che trovano non vogliono fare sport, ma sono le famiglie che hanno paura di far fare ai ragazzi sport. Esiste ancora questo problema oppure un pochettino si è superato? Guarda, si è superato in parte a livello di, dico in pranzo, quasi totalmente a livello di partecipazione alle attività sportive. Ancora un pochettino esiste laddove si parla di sport a livello agonistico, quindi della ricerca del risultato, di quant'altro, perché sembra quasi esserci una timore, chiamiamolo dubbio, non so cosa, nella possibilità che il ragazzo possa. Invece sono dell'opinione che con tutte le difficoltà, comunque, che ci sono chiaramente, perché comunque le difficoltà sono innegabili, anche i limiti, credo che messi nella giusta condizione anche le persone con disabilità possano raggiungere risultati anche con prestazioni sportive di altissimo livello, non si discute. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Con il presidente della FISPES. Allora, per chi non conosce la FISPES, ci può spiegare un pochettino la FISPES? Sì, la FISPES è una federazione paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, al quale lo stesso comitato ha delegato la gestione, la sovrintendenza
della disciplina dell'atletica paralimpica e degli sport sperimentali. Gli sport sperimentali sono quelle discipline sportive che non vengono svolte al momento nel territorio italiano e che quindi la FISPES, a seguito di quelle che sono magari delle esigenze che scaturiscono dalla base, da quelle che sono insomma in qualche modo delle opportunità di allargamento di quella che è l'offerta da parte di tutto il mondo paralimpico nei confronti delle persone con disabilità, avvia a nuove discipline strutturandole in termini di regolamenti, in termini di affiliazioni agli organismi internazionali, classificazioni e quant'altro, per far sì che in Italia insomma si possa offrire anche questa opportunità. Al momento nella FISPES gli sport sperimentali sono le declinazioni del calcio per i ragazzi con cerebrolesione e ragazzi con amputazione di gamba, e in più il wheelchair rugby, che è il rugby per le persone in carrozzina, particolarmente dedicato alle disabilità gravi come le tetraplegie, le tetraparesi e quant'altro. Nel tempo addietro, come sport sperimentali, per dare degli esempi, abbiamo portato avanti la scherma paralimpica, l'Unione Italiana Tirassegno, la boccia paralimpica e il power chair football, che sono stati attualmente delegati a quelle che sono le federazioni di pertinenza della scherma, del tiro a segno, della boccia paralimpica. Il power chair football è stata data alla federazione wheelchair hockey, in quanto anche loro utilizzano le carrozzine elettroniche, e al momento è stata insomma ovviamente non è più federazione wheelchair hockey ma federazione sport power paralimpici. E passiamo, è stato un anno e mezzo ormai, perché ormai è quasi un anno e mezzo difficoltoso. Quante difficoltà hanno trovato gli atleti e soprattutto quante difficoltà ha trovato la FISPES? Beh, sicuramente la difficoltà maggiore è stata senza ombra di dubbio questo lockdown forzato, che non ci ha permesso non solo di svolgere ordinariamente quelle che sono tutte le attività federali, quindi campionati e quant'altro, ma soprattutto il fatto di avere delle relazioni che chiaramente sono state particolarmente precarie in questo periodo qua. Ovviamente come FISPES abbiamo cercato, come immagino anche tutte le altre federazioni paralimpiche, di cercare di stare il più vicino possibile al movimento attraverso magari degli interventi in call, dei percorsi di formazione anche per quel che riguarda i settori tecnici, i settori dirigenziali all'interno delle società sportive, e poi nei periodi dove il lockdown si è in qualche modo allentata, la morsa si è allentata, siamo riusciti anche a svolgere qualche attività di carattere federale, come qualche campionato italiano. Non tutte le discipline siamo riusciti a portare a casa questo risultato, però in qualche modo abbiamo cercato di arginare i danni di questa pandemia. Ma quello che è il danno più grande, ritengo soprattutto, che è stata nell'ambito del territorio, soprattutto nei settori promozionali, non aver potuto svolgere attività, e oggi sicuramente iniziamo a registrare purtroppo come attivato diverse difficoltà sul poter riavvicinare le persone con disabilità, dove in questo periodo insomma di stanca hanno perduto gran parte di queste persone, che anche quelle abilità che in qualche modo lo sport gli aveva permesso di poter avere, e quindi qui ci sarà un percorso di ripresa non solo di carattere relazionale, ma anche cercare di risviluppare e migliorare quelle attività e quelle abilità residue che in qualche modo ovviamente la sedentarietà ha portato in qualche modo a scemare in molti casi, e soprattutto nei casi attinenti la disabilità intellettiva relazionale abbiamo anche registrato anche, come dire, delle sintomatologie di sensi di abbandono rispetto a quello che era insomma un'attività che regolarmente veniva svolta, e che oggi, non potendo dare una regolarità, ovviamente le persone con disabilità intellettiva, non avendo cognizione del come e del perché insomma certe cose si sviluppano nella vita, ovviamente la loro prima vertenza sotto questo profilo è stata soprattutto questo senso di abbandono, come per dire non mi cerca più nessuno, non possiamo più fare le attività e quant'altro, ecco. Però pian piano siamo fiduciosi, e ovviamente nel riprendere un po' il passo.
Finalmente sono arrivate le Paralimpiadi con grandi difficoltà perché ancora ci sono tanti problemi, però la FISPES porta tanti atleti e tra cui tre sono delle Marche. Questo è, diciamo, soprattutto per i beniamini delle Marche, insomma, credo che sia un bel risultato, ma credo che poi alla fine questo sia un grande risultato di squadra, non solo con, ad esempio in questo caso, con un sodalizio particolarmente talentuoso come l'Antropos, che annovera ben tre atleti di altissimo livello e che fanno ben sperare anche dei risultati importanti alle Paralimpiadi. Ma soprattutto questo periodo qua è stato particolarmente difficile per la loro preparazione atletica, anche perché per degli atleti di alto livello tenere il passo non per 4 anni, ma per 5 anni, con un quadriennio che è diventato un quinquennio e per di più, insomma, aggravato da questi lockdown che non hanno permesso di poter svolgere l'attività regolarmente, speriamo, insomma, che riescano a reggere botta, perché poi le preparazioni tecniche con questi scenari qui non sono, come dire, delle migliori, e quindi è facile, così come abbiamo riscontrato anche durante i campionati europei, che si possa andare incontro a degli infortuni proprio perché la preparazione, non è stata, come dire, ottimale. Ma su questo, insomma, tant'è vero che soprattutto i top level, quelli che in qualche modo avevano già impredicati di poter partecipare all'evento paralimpico, e gli abbiamo dato il compito di pensare solo a questo appuntamento sportivo proprio per affinare al meglio quella che è la loro preparazione e potersi, come dire, mietere il risultato migliore. Siamo fiduciosi, abbiamo una bella squadra che è sicuramente competitiva. Avremmo potuto avere sicuramente una squadra più ampia rispetto a quelle che sono i numeri che al momento stiamo mettendo come dire, sul volo per Tokyo, però insomma, dai, al di là di tutto dobbiamo sempre guardare un po' la parte della medaglia che luccica meglio, no? Per poter essere anche ottimisti su quello che è l'ambito del futuro. Quindi io credo che porteremo a casa degli ottimi risultati, soprattutto per sostenere quella grande azione di promozione che facciamo sul territorio nazionale per allargare sempre di più quelle che sono alla rosa di ragazzi con disabilità che praticano sport. Una Paralimpiadi blindata, perché già è difficile arrivare in Giappone, perché bisogna fare attenzione anche con chi si sta vicino. Questo, come dire, un po' è sempre lo spauracchio davanti a queste pandemie. Poi lì ovviamente c'è l'aggravante del fatto che arriva gente di tutto il mondo. Già i primi segnali che arrivano dalle Olimpiadi, che, come dire, fanno un po' da apripista rispetto anche al nostro evento clou, si iniziano già a registrare dei casi ovviamente di contagi. Speriamo che questa cosa venga in qualche modo arginata, ma poi che soprattutto il numero dei non vaccinati siano veramente bassi, per non dire nulli. Anche questo è un tema importante sul quale, insomma, bisogna sensibilizzare le persone, perché anche quel fenomeno di Novax in qualche modo incide anche nelle nostre rappresentative, e questo, insomma, ovviamente non può che nutrirci della preoccupazione, perché ricordiamo che il nostro primo scopo non è tanto quello di vincere medaglie, ma soprattutto di far sì che lo sport sia salutare, che quindi, insomma, la salute venga tutelata in primo luogo. E anche perché lo sport in questo caso per le Paralimpiadi sembra per promuovere per chi ancora di quei genitori che, o quelle persone che pensano che lo sport sia soltanto un tenere in casa la persona disabile e tenerla chiusa in una bolla, perché ancora si ragiona, penso così. E questo è il grande dilemma della nostra azione promozionale. Ovviamente noi speriamo che i nostri atleti siano particolarmente bravi anche per poter dare quell'incisività in quel tam-tam mediatico che ci permette ovviamente di raggiungere il più possibile la capillarità del nostro paese, e questo soprattutto anche per smorzare e attenuare quelle forzature o quelle resistenze che soprattutto le famiglie spesso fanno registrare della difficoltà dell'avvicinarsi allo sport,
che è dettato soprattutto da un'azione di iperprotezione da parte delle famiglie rispetto a quello che invece è una grande opportunità che le stesse possono avere. E quindi anche qui cerchiamo di spingere anche come FISPES attraverso le nostre scuole, sia le nostre scuole federali, sia le nostre scuole con i bimbi, ai quali teniamo parecchio proprio per questo motivo qua, perché coinvolgere i bambini vuol dire coinvolgere le famiglie, e se coinvolgi le famiglie e queste in qualche modo riescono a percepire il miracolo che lo sport sa fare nei propri figli in termini di sviluppo, di autonomia e soprattutto di percezione di quella che deve essere l'autostima che è necessaria nell'ambito di ogni essere umano in questo mondo, e quindi saperla nutrire nella maniera giusta, la loro testimonianza sarà a loro volta importante per poter parlare con i propri figli per i propri figli di quella che è questa opportunità qua, e quindi essere liberi da questi pregiudizi e quindi gettarsi in qualche modo nella mischia per poter vivere la bellezza dello stare insieme, la bellezza del metterci in gioco, non in una maniera standard come usualmente siamo abituati a farlo, ma soprattutto metterci in gioco con la nostra unicità. E l'unicità è fatta anche della condizione di disabilità che uno può vivere, ma che questo non è sicuramente un lato negativo, meglio può essere vissuto in un lato negativo quando c'è il senso d'abbandono, ma poi quando uno prende cognizione di quelle che sono soprattutto le proprie abilità, non le proprie disabilità, allora si proietta nell'ambito del vivere con gli altri in maniera totalmente diversa, aperta e soprattutto proficua per sé e per la comunità intera. Che sensazione prova quando qui si è raggiunto quell'obiettivo? Sarebbe convincere quelle persone che ai ragazzi bisognano lo sport? La sensazione è una sensazione bellissima, perché poi alla fine continui a sentire non tanto dalle nostre labbra, ma soprattutto dalle loro labbra, che quando incontrano lo sport, spesso lo sport li riapre una vita nuova, quindi ci sentiamo quasi procreatori di vita nuova, e questo credo che sia la soddisfazione più grande che come dirigenti sportivi possiamo avere, che come la stessa famiglia può avere nell'andare a constatare questa situazione qua. Quindi è davvero una cosa, un sentimento particolarmente bello, e che dà soprattutto grande speranza non solo a chi vive questa condizione, questa realtà, ma soprattutto dà speranza a tutte quelle persone che abbiamo attorno e che magari iniziano a vivere questa esperienza qua. Ma poi fa bene anche un po', come dire, nella condivisione da parte di tutti, anche perché spesso anche chi vive, tra virgolette, una vita normale, spesso è orfano di quella che è la consapevolezza delle grandi abilità che ha, e quindi nel nomenclarsi rispetto agli altri spesso i propri talenti vengono un po' occultati e messi un po' a sottacere o sotto la cenere, insomma, aspettando che forse un giorno possano saltare fuori. La grande scommessa del paralimpismo è proprio questo: cercare di scovare i talenti di ciascuno e metterli a fattor comune nelle condizioni così come ciascuno è e come la vita ci pone dinanzi. Abbiamo visto che il 12 luglio si è chiuso il campionato del calcio amputati con una grande vittoria. È anche questa una grande vittoria? Sì, sicuramente una grandissima soddisfazione vedere intanto un campionato concluso in maniera del tutto regolare, cioè cercando, avendo fatto tutte le varie giornate e quant'altro eccetera, e poi insomma proclamare una squadra campione d'Italia è sicuramente una grande soddisfazione, perché intanto diventa un fiore all'occhiello che poi va anche oltre Alpi a rappresentare la nazione nella Coppa dei Campioni, che anche questo è un risultato importante. Ma quello che è ancora più importante è aver visto soprattutto un movimento che sta crescendo con un livello tecnico sempre più crescente e che ci fa ben sperare anche in previsione di quello che sarà il prossimo campionato europeo che vivremo a Cracovia in Polonia, dove adesso stiamo affinando un po' la rappresentativa italiana. Sarebbe bellissimo, anche se ovviamente con i piedi per terra, sotto sotto ci speriamo, però il calcio, la palla è sempre tonda, magari poter replicare quella che è l'esperienza fatta dai nostri
beniamini della FIGC che hanno conquistato il campionato europeo. Ora sicuramente noi, all'onor del vero, non credo che abbiamo un livello tecnico così importante da poter emergere e primeggiare a livello europeo, anche perché abbiamo una Turchia che ormai ha fatto del calcio amputato un professionismo e che quindi, insomma, ovviamente la dedizione agli allenamenti e quant'altro non è certo la stessa che possono dedicare i nostri atleti. Però, insomma, sul campo sappiamo che la palla è rotonda, no? Quindi nella vita mai dire mai. Quindi chissà che non porteremo a casa anche lì qualche bella soddisfazione. Noi giochiamo a calcio, ma quello che riescono a fare questi ragazzi non ci riusciamo a fare. Abbiamo visto partite dove incredibili, con azioni rovesciate, veramente non perché, ma perché soprattutto riescono a fare delle giocate incredibili. Io non ci riuscirei. Probabilmente mi snoderei. Beh, questo, come dire, è quello che dicevo un po' prima, no? Perché noi come persone siamo, quando uno vive, tra virgolette, la cosiddetta normalità standard, in qualche modo si nomencla a quelli che sono degli stereotipi, anzi forse ci sediamo anche in qualche modo su quelli che sono degli agi che la vita ci porta dinanzi. È chiaro che il fatto di vivere una condizione di disabilità e ti porta in qualche modo ad essere un pochino forse più fantasioso anche nel metterti in gioco e nell'andare lì a ricercare alcune abilità che magari non metteresti mai in campo. Faccio ad esempio come esempio anche le abilità dei non vedenti, che addirittura loro sono capaci, non vedendo, di capire i colori dei tessuti, che è una cosa incredibile, capito? E dal canto nostro noi spesso magari con la nostra distrazione non siamo neanche capaci di fissarli nella mente manco guardandoli, capito? Perché siamo talmente superficiali. Quindi io credo che l'uomo poi alla fine sia una grande risorsa e sta a noi poterla mettere in campo e cercare appunto di tirar fuori quella talentuosità che magari una condizione di disabilità ti costringe ad andarla a ricercarla, ma sarebbe bello che anche nella nostra abilità di carattere generale siamo capaci non solo a ricercare le abilità e i talenti che ciascuno ha, ma soprattutto ricercarli per metterli con il valore della diversità a fattor comune per costruire il bene comune. Oltre che noi conosciamo il presidente della FISPIC, Sandro Di Girolamo, che è stato riconfermato ed è un grandissimo amico, e sappiamo tutte le difficoltà che ha chiaramente anche lui nella FISPIC, ci sono. E poi in realtà la domanda non sorgeva spontanea: cosa intende la gente per normale? Perché ormai ognuno ha nei suoi limiti le sue disabilità, ognuno ha, io non so giocare a calcio bene, quindi sarei non normale per la normalità del calcio, ma non so fare altre cose, quindi per la mia normalità so fare alcune cose, per altre case sono non normale, forse. Ma infatti la normalità in realtà non è altro che la diversità e l'unicità di ciascuno di noi, cioè questa è la normalità, cioè è assurdo che noi ci incamponiamo su cercare di nomenclarci come se fossimo dei soldatini tutti uguali, chiedendo a tutti la stessa cosa. No, noi dobbiamo essere bravi a saperci mettere in relazione e soprattutto a saperci mettere in maniera reciproca nelle condizioni di poter esprimere la nostra unicità. E questa è la vera normalità. L'essere uguali agli altri è una cosa, è un eufemismo che non ha e che soprattutto non porta a nulla, ma anzi, è come dire, limita quelle che sono le frontiere che potremmo esplorare insieme, mentre l'unicità è quel qualcosa che diventa veramente quel valore essenziale che mette anche in discussione ciascuno di noi, anche le nostre stesse abilità, ma che poi nel proprio perché ci porta al confronto, ci porta ad una crescita culturale e quant'altro in maniera veramente esponenziale. E questo credo che sia, come dire, l'antitesi di quello che è la cosiddetta società civile. Allora, noi ti ringraziamo. Vi facciamo auguri per le Paralimpiadi che sono imminenti e ci fa un saluto?
Assolutamente sì, intanto ringraziarvi per il vostro lavoro, che anche questo diventa un tassello importante a sostegno di quella che è la promozione che in qualche modo ci sforziamo e cerchiamo di fare quotidianamente, e quindi intanto vi ringrazio per essere in squadra con noi e soprattutto insomma un grande lavoro, un grande in bocca al lupo anche per il vostro lavoro, e soprattutto approfitto della vostra per salutare quelle tante persone con disabilità, quelle tante famiglie che magari sognano di avere il proprio figlio, come dire, che abbia le stesse opportunità degli altri, insomma, di seguirci e soprattutto di non aver paura di mettersi in gioco e magari di contattarci per avere, come dire, non solo il nostro aiuto, ma soprattutto il nostro condividere insieme questo percorso che diventa un aiuto reciproco. Quindi un in bocca al lupo a tutti. Grazie. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.